Buongiorno, siamo in compagnia di Isaac Cebar di DNCA Finance. Allora, ecco, partiamo dalle tematiche di questa conferenza di oggi. Dove andranno i mercati quest'anno e per il 2015? I mercati saliranno perché tutte le condizioni sono riunite per un mercato in salita, i prezzi del greggio che hanno scesi, i tassi di interesse che sono bassi, il quantitative easing della Banca Centrale Europea, e tutto questo sono elementi che faranno con riforme strutturali in paesi del sud, in alcuni paesi come Francia, che faranno che i mercati hanno tutte le condizioni per fare un anno borsale interessante. Ecco, adesso con il lancio della nuova mossa di Draghi, del quantitative easing, cosa cambierà per i mercati europei? Chi cambia per il mercato europeo è che Draghi ha fatto adesso un piano per i mercati dove garanti ai mercati una liquidità, e questa liquidità, se non va all'economia, va agli attivi finanziari. A un momento le banche trasmetteranno questa liquidità alle società su impieghi, e l'economia che salirà avrà un incentivo per investimenti e per la borsa. E la vostra strategia come cambierà dopo questa mossa di Draghi? Noi abbiamo una strategia da 9 mesi fa, che è di investire massivamente in Europa del Sud come l'Italia, dove le riforme si stanno accelerando, l'economia italiana con tutti questi possono vedere una crescita più alta che le previsioni. Adesso con le riforme bancarie, le riforme Job Act e tutto questo, le condizioni sono riunite perché un paese come l'Italia può vedere un mercato azionario interessante, anche altri mercati come la Francia che sono in ritardo. Ecco, parlando sempre dell'Italia, in quali settori trovate maggiori opportunità di investimento? Beh, il settore bancario è un settore interessante perché non ha fatto molto, ma adesso con le riforme dei popolari, un'economia che può essere un po' più forte, le bancari possano fare volumi di impieghi e aumentando un po' sui risultati. Tutti le imprese che sono parastatali come Eni, come Finmeccanica, che si stanno ristrutturando, possono essere interessanti perché ha una riserva di profitti e di produttività in queste imprese che sono importanti. E altri, i valori mediano che sono esposti al consumatore italiano o all'economia italiana possono essere veicoli di investimento interessanti. Ecco, un'ultima domanda, adesso sta tornando un po' sotto i riflettori la Grecia. Quanto può influenzare la sua crisi sul mercato azionario europeo e italiano? Adesso la Grecia non influenza molto, ma è vero che una Grecia che va fuori dall'euro può fare che il mercato ha una debolezza importante per alcune domande e volatilità. Noi pensiamo che questo scenario è un scenario possibile ma non probabile, allora pensiamo che a un momento avrà un accordo dall'Europa con le Grecie per fare che le condizioni sono un po' più flessibili. A questo momento l'influenza non c'è, ma è vero che se domani la Grecia va fuori dall'euro avrà una volatilità importante del mercato, e noi dobbiamo essere preparati per questo. Ringraziamo Isaac Cebar di DNCA Finance.